stagione dai bagni qualche anno prima. Proprio quell'anno la più alta società spagnola si era data appuntamento sulla costa della Francia e la duchessa de Sierra Leone. Era allora, si diceva, nella luna di miele del suo matrimonio con il più grande, il più opulento signore di Spagna. Quando da parte sua Tresigny arrivò in quel lido di pescatori, lei vi ostentava un fasto che non si conosceva più dopo Luigi XIV. La duchessa, intravista da lontano sulle dune della spiaggia o in chiesa, ripartì senza che lui potesse conoscerla. Ebbene, oggi, per un caso strano e incomprensibile, questa duchessa, ammirata un istante e scomparsa, ritornava nella sua vita. Il più incredibile dei cammini. Faceva un mestiere infame. Lui l'aveva comprata, gli era appartenuta, non era più di una prostituta, perfino una delle più basse, perché c'è una gerarchia, anche nell'aviazione. La superba duchessa di Sierra Leone, che aveva sognato e forse amato, non era più. Era possibile che una sgualdrina di strada di Parigi. Era lei, lei che si era dimenata tra le sue braccia ora, come si era dimenata probabilmente il giorno prima tra le braccia di un altro, il primo venuto come lui, e come si sarebbe dimenata ancora.